Ed eccoci. Eccoci. Bentornati su Radio Web in Volo. Adesso arriverà anche Instagram. Sì, sì, non ti preoccupare, secondi. Fai come se fossi a casa tua, eh. Ecco, eccoci, ci siamo. Qua. Aspetta, verifica della connessione. Dai, io Instagram. Do tutte le telefono, no. Benvenuto, Se non parla solo lui. Infatti. No, ma c'è scritto deve parlare con. Adesso tocca a te, guarda, c'è scritto ora parla Giardi. Vai, prego. Cosa devi dire? Ciao. Eccoci, bentornati su Radio Web in Volo. Questo è Sound Marino, il nostro format dedicato alla musica e alla cultura musicale sanmarinese. Oggi dedichiamo questa puntata a uno degli eventi di San Marino dell'estate 2023, ovvero il 15 luglio, a partire dalle ore 20, ci sarà appunto il Symbol Remember presso il campo Bruno Reffi, appunto a San Marino città. E appunto questo evento sarà appunto organizzato da Marco Corona e Lorenzo Giardi, che ci parlano un po' non solo di questo evento ma anche di quello che significa, ovvero di voler rievocare l'atmosfera del Symbol storico locale, storica discoteca di San Marino, che manca da tanti anni, da più di vent'anni ormai. Di quanto stiamo parlando? Beh, Lori è la memoria storica, forse si ricorda meglio. Sì, è stato aperto nel novembre del 1988 e chiuso definitivamente nel 2005. Mm-hmm. E quindi un evento che tra l'altro tu hai detto organizzato da noi. Noi siamo un po' alcuni tasselli importanti, come dicevo Lori è la memoria storica di questo locale, avendoci lavorato quanti anni? 11 anni della sua vita trascorsa all'interno del locale. Io ne ho passati 3 e mezzo, quindi poco, però abbiamo comunque vissuto forse gli anni più intensi, gli anni più belli, insomma, di questo locale, che ne ha da raccontare. E non a caso ogni anno ritorna e propone questo evento non solo per i nostalgici ma anche per quelli che hanno amato sia la musica del Symbol e si sono ritrovati, perché poi molti si rivedono grazie a questo evento, no? Cioè, soprattutto persone che hanno fatto e hanno creato il Symbol. Assolutamente, questa è la terza edizione ufficiale organizzata dalla famiglia Ercolani, che ovviamente detiene il locale, erano i padroni del locale, quindi logicamente grazie a loro continua il nome del Symbol. A vivere naturalmente anche con i protagonisti, perché persone che facevano parte dello staff di quegli anni hanno un'occasione di ritrovarsi, un po' come si fa alle cene di classe, no? O comunque tra persone che magari non si vedono più spesso, è proprio l'occasione per ritrovarsi e ricordare quello che di bello ci ha lasciato il Symbol. Volendo dare anche un cenno anche storico, volevamo anche un po' raccontare chi non conosce il Symbol, giusto, quello che è stato, ma anche quello che è stato anche per voi nella vostra storia come DJ, come animatori radiofonici. Beh, allora, intanto parliamo veramente di un locale, di una discoteca tra le migliori d'Italia, non solo dell'Emilia Romagna ma tra le migliori d'Italia. Al Symbol venivano da tutte le località, non solo dall'Emilia Romagna ma anche dalle Marche, dalla Toscana, perché era veramente un evento il sabato sera assolutamente imperdibile. Una discoteca che purtroppo adesso non se ne vedono più, perché comunque aveva degli allestimenti incredibili, col marmo, con i lampadari che caratterizzavano questo locale veramente molto sciccoso, e soprattutto l'esterno con questa piscina davvero straordinaria, dove alla mezzanotte di ogni sabato sera poi, insomma, c'era il classico canonico tuffo in piscina, e io inserivo insieme a Marco un brano che identificava quel momento con il tuffo in piscina dei tanti che volevano fare il bagno anche a mezzanotte. C'era una cura sia per i particolari, come dicevi, dal punto di vista del locale all'interno, poi soprattutto era molto chic, e poi una cura anche dal punto di vista artistico, perché comunque c'era una scelta di portare anche DJ, magari alcuni sono partiti da lì, lo stesso Maurizio Nari, che sarà lo special guest, che possiamo definire proprio international special guest, perché con le sue produzioni discografiche, con il suo nome, ha girato locali di tutto il mondo e ha proposto, diciamo, già al Symbol ha cominciato a suonare la musica, la sua musica, è lì che ha
affinato tra virgolette lo stile, che poi l'ho portato in giro per il mondo. Quindi diciamo c'era un'attenzione sia dal punto di vista artistico per la scelta degli elementi che andavano a costruire il locale dal punto di vista musicale, sia dal punto di vista diciamo scenografico, chiamiamolo così. Quello che ti posso aggiungere rispetto ai tempi nostri è che c'era un'attenzione per il programma musicale, cosa che oggi per accontentare un po' tutti non c'è più. E addirittura negli anni 90, non solo a Symbol ma anche in altri locali, ci si permetteva di poter suonare più generi nello stesso locale, dove praticamente diciamo nella pista centrale si suonava l'house underground, nella pista laterale si suonava musica estremamente commerciale e nel, diciamo così, nel sotterraneo, nel privé che veniva denominato metro, si suonava la musica diciamo più vicina al cocorico, quindi techno music, trance music. E quindi fondamentalmente il cliente entrava all'interno del Symbol e si trovava a tre situazioni diverse, poteva scegliere quello che era più nelle sue caratteristiche. Wow, tra l'altro vabbè, ci sono anche dei documenti fotografici. Sì, che vuoi far vedere qualcosa? Nel senso, qualche immagine, ecco, per esempio adesso vediamo anche per gli amici di Instagram, faremo vedere qualche immagine, se riusciamo, ecco, proprio questo è... Lori, ti ricordi che anno era lì? Gli esordi, o quasi? Diciamo che poteva essere il 94, 93, 94, ahimè. Capello lungo. Poi vabbè, ci sono i fan di Lori Giardi, vogliamo far vedere l'immagine dei fan di Lori G che... Quella insomma, volta andava così. Andava così con i cartelloni. C'erano anche i miei, però c'erano scritte altre cose. Vai a casa o... Quindi abbiamo tenuto solo quello. Questo è un biglietto caratteristico del Symbol di quel periodo, è il veglione di Sant'Agata, a mezzanotte vedi buffet in piscina. Come dicevo prima. Certo, andiamo a guardare un po' di reperto. Questo è un altro grandissimo evento, Kings of the Night, con tutta una programmazione di DJ veramente di altissimo livello e sono sottolineati con tutti i nomi, chiaramente. Esatto, qualche nome così se non lo riuscite a leggere, c'era appunto Mauro Pilato, Massimiliano Beca, poi c'era Sandro Russo, Ciuffo, Otto Casagrande, Stefano Gambarelli, Wayne Brown, insomma c'erano Gubellini in console. Per una notte appunto c'erano i re della notte, in questo caso il 20 giugno era più o meno quando avevano fatto a Rimini il Nightwave, che era praticamente una manifestazione che seguiva il SIB, famosa fiera delle discoteche, che era stata chiamata in quell'occasione Nightwave, e proprio questi nomi che giravano in fiera poi la sera andavano in console. Questa invece era la classica tesserina. Questo, tesserina? Sì, era la tesserina del Symbol, chi la possedeva era veramente un super fortunato. Wow. Perché ti dava la possibilità con questa tessera di essere un super VIP ed entrare gratis. Ah, io scavalcavo. Vabbè, andiamo avanti con le immagini. Questa Lori, inaugurazione inverno 95-96, sabato 7 ottobre, identificava l'apertura invernale del Symbol, che non si fermava mai tra estate e inverno, forse una settimana. È vero, forse c'era una settimana, proprio per dire, teniamo un attimo chiuso per fare capire che comincia l'altra stagione, la seconda stagione. Ok. Chiaramente il Symbol era identificato come l'estate, però poi anche l'inverno era veramente un locale straordinario. Questa era una delle magliette celebrative, Symbol Vanguard Disco, ogni sabato notte. E poi c'era anche un altro claim: Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. E beh, per molti è cambiata la vita, perché molte persone, caro Paolo e cari amici che ci state seguendo, si sono incontrate al Symbol, si sono fidanzate, si sono sposate, hanno avuto figli, e qualche coppia che ancora resiste nel tempo con i propri figli viene all'evento, proprio per dire: vieni a sentire che musica ballavamo, vieni a sentire che cosa vivevamo noi quando eravamo giovani. E molti apprezzano, anche perché come ben saprai la musica anni 90 è ritornata protagonista con le produzioni, e quindi molte canzoni che suoniamo quella sera diciamo sono conosciute anche dai più giovani. Ah, qui ci sei anche tu, eh? Ah, ci sono anch'io, esatto, outside, fuori proprio. Direi qui c'è Maurizio Nari, Roberto Righi con vocalist Marco Moda, tra l'altro Marco Moda che sarà il vocalist praticamente insieme a Maurizio Nari proprio nella situazione serale, mentre noi due con continueremo a fare coppia anche durante il corso della serata del 15 di luglio.
Poi andiamo sempre avanti, anche qui un altro biglietto, e poi ecco qua andiamo a vedere un po' di foto in esterna, perché durante l'inverno la pista all'aperto con la piscina veniva chiusa da un tendone e tipo tennis e noi eravamo, lavoravamo lì dentro. Ecco qua, vedi una scritta Symbol, Lori giovanissimo, facciamo vedere proprio una con Maurizio Nari, so se riuscite a vedere, c'è una sveglia, forse era Lori che svegliava il DJ che stava ancora dormendo. Qui alla console naturalmente Lorenzo Giardi, insomma un po' di foto ricordo, anche tanti capelli fa, giusto? Sì, quando andavano i capelli lunghi. Questa è la classica bandana, che ne andavano veramente tantissime, erano molto molto gettonate. Ok, altre foto, sempre reperti storici che sono stati recuperati. Tra l'altro sono foto queste che poi... Questa era la pista interna con una performance dei Bluesmobile in questo caso. Ah, quindi salutiamo Moghe, no? Salutiamo Moghe, il mitico Moghe, che anche lui insomma ha fatto parte della storia del Symbol in un certo senso. E qua ci sono due giovanissimi, Marco Corona e Lori G, che festeggiavano, non so se che cosa, però sicuramente il locale è bellissimo. Facciamo vedere proprio la piscina, ecco, questo è un reperto con il ponte sopra la piscina. Per far capire tutto quello che in questo oggi non si potrebbe fare. No, assolutamente, ecco, don't try this. Più che altro il nome anche al Symbol, perché vedete quello che si sporgeva sopra, ecco, se cambiamo immagine, perché non so se questa era un'immagine che potevamo mettere. Sono dei PR storici, e poi c'era quella, l'immagine successiva, una riunione che ne facevamo davvero tante con Massimo Ercolani. Ecco, Massimo Ercolani a sinistra, che chiaramente aveva tutti i suoi PR intorno e la riunione che non mancava mai per fare il punto della situazione. Insomma, il Symbol è sulla bocca di tutti, continua ad esserlo, e continua ad esserlo anche naturalmente in questo evento. Ripeto, non solo un momento remember, così per avere un po' di malinconia, ma per rivivere quello che manca a San Marino, perché in un certo senso forse arriviamo anche lì, manca forse un locale che possa essere protagonista nella Repubblica di San Marino e che possa segnare, come ha segnato il Symbol ai suoi tempi, un qualcosa di forte, come se fosse una famiglia, come se fosse... Sì, il Symbol l'hai detto bene, era una famiglia costruita da tanti personaggi che alla fine si ritrovavano lì in grande amicizia per lavorare, ma con autenticità. E è ovvio che questa Remember, che come dicevo prima è la sua terza edizione ufficiale, porta davvero tantissima gente, e quello che è la caratteristica per cui per completare è che chiaramente i pezzi e la musica che si suonerà sabato 15 luglio al Campo Bruno Reffi deve essere esclusivamente tutta riportata agli anni che identificavano il locale, quindi negli anni 90. C'è una cosa importante, chiudo questa tua precisazione, proprio che negli anni 90 ogni locale aveva il suo suono, aveva la sua musica, e alcuni dischi si ripetevano da locale a locale, ma come c'era, per esempio, abbiamo citato il Cocorico, che aveva un certo tipo di suono, lo stesso aveva il Prince, il Pascià, e lo stesso il Symbol, quindi la gente sapeva già che entrando avrebbe sentito quella musica. E Lorenzo, che naturalmente sarà il DJ che aprirà ufficialmente la serata, lavora, non dico quasi un anno, ma più o meno ci lavora diversi mesi per trovare quei pezzi che hanno caratterizzato il Symbol. Quindi la playlist non è presa così a caso, oh vabbè dai, mettiamo un reggaeton di quest'estate. No, assolutamente. La musica, per chi verrà al Symbol Remember, sarà esclusivamente del locale e negli anni d'oro. E poi a livello anche di Bocca, se avete citato prima Marco Moda, potete anticiparci qualcos'altro? Non so, deve... Certo, c'è uno special guest, vogliamo ricordarlo, Lori? Tutto tuo. Tutto mio. Allora, avremo Natalie Hartz from the Sound Lovers, dopo il grande successo dell'anno scorso di Neja, che ha portato, diciamo, quel valore aggiunto, perché Neja l'anno scorso ha fatto le sue canzoni, che hanno girato anche le sue il mondo negli anni 90, ha fatto una sorta di medley con i più grandi successi 90-2000 cantati dal vivo. E quest'anno ci sarà come special guest Natalie Hartz, anche lei protagonista della fine degli anni 90, primi anni 2000. Vogliamo citare
il pagante che ha fatto Settimana Bianca citando proprio i Sound Lovers, un pezzo storico, quindi vuol dire anche che la musica di questo gruppo è arrivata anche ai più giovani. Sound Lovers, che sono stati veramente anche loro tra i brani suonati dal Symbol durante il corso della fine degli anni 90, anni 2000. Sarà lei protagonista con il suo live. Ci sarà naturalmente un momento in cui recupereremo alcune immagini che hanno caratterizzato la storia del Symbol, un video emozionale. Subito dopo ci sarà anche il taglio torta. Ci sarà però all'inizio una cosa importante, una cena. Sì, la serata sostanzialmente si svolgerà così: alle 20 il cocktail di benvenuto, quindi arriveranno gli ospiti che riceveranno un cocktail di benvenuto. Alle 21 l'inizio della cena di gala, alle 21.45 l'inizio delle sonorità musicali esclusivamente italiane che facevano parte di quel periodo lì, quindi l'italiano anni 90 per una mezz'oretta, 40 minuti circa. A seguire l'inizio ufficiale della serata intorno alle 22.30 con la musica R&B che caratterizzava quel periodo, dunque una musica specifica, magari bassa di BPM, lenta, ma che dava veramente tantissima emozione. Alla fine di questo, anche qui parliamo di un circa 45 minuti, c'è anche l'altra novità, grossa novità di questa edizione, ossia rivivremo per circa un'ora con uno special guest diciamo la musica del Symbol in vinile, quindi avremo un'ora di vinyl set show fatto da Gianmaria Montanari, che oggi è uno dei migliori assolutamente a selezionare musica in vinile. Non ha mai lavorato al Symbol Gianmaria Montanari, ma l'abbiamo chiaramente selezionato proprio perché è uno show fatto in vinile. Oggi non è che sono tanti a farlo, insomma, assolutamente, ecco. E tra l'altro con le caratteristiche, ripeto, musicali di quel periodo lì, quindi sarà uno show da vedere ma soprattutto da ballare, e quindi abbiamo chiamato questo special guest. Poi abbiamo detto video emozionale, lo special guest dei Sound Lovers, e a chiudere Maurizio Nari International e Marco Moda, la voce del Symbol. Marco Moda è assolutamente la voce, se si parla di Symbol uguale Marco Moda. La sua voce ha accompagnato tante notti in discoteca da parte di molti sammarinesi e non, perché come diceva Lorenzo Gialli all'inizio, è un locale che è conosciuto in tutta Italia ma anche nel resto d'Europa, assolutamente un punto di riferimento per l'estate in Riviera e poi anche qualcuno d'inverno. Quindi diciamo l'attualità del vintage comunque in qualche modo. Certo, assolutamente, anche perché appunto venendo anche giovanissimi avevamo piacere di far vedere come suonavamo, perché adesso magari abbiamo tutte le console ultra mega performanti, suoniamo quella musica lì, però abbiamo voluto mettere un valore aggiunto che è appunto quello del vinile. Proviamo quest'anno a far vedere come suonavamo noi negli anni 90. Devo dirti anche che recentemente ho lavorato a dei compleanni di ragazzi molto giovani, 25, 24, 22 anni, e devo dire che anche loro sono tutti, non esagero, molti sono innamorati ancora della musica anni 90. 90. C'è un ritorno, diciamo, ormai ufficiale a quel periodo lì, e anche i ragazzi, insomma, conoscono molto di più Gigi D'Agostino oggi che all'epoca. Che all'epoca, assolutamente. Per loro magari è una hit di quest'estate, mentre per noi lo è stato nei tempi che furono. Comunque, anni 90 protagonisti, quindi non solo per le gare, quelli che lo hanno vissuto, ma anche le nuove generazioni. Quindi aspettiamo anche i più giovani, perché dopo la cena di gala si può entrare al Campo Bruno Reffi e vivere, diciamo, la serata. Sì, ingresso dopo cena intorno alle 23, c'è la consumazione da pagare, logicamente 15 euro con la consumazione, quindi l'ingresso questo dopo cena, e quindi insomma è una serata che è veramente da vivere. Chi manca è un brufalbino. Questa era un po' una cosa tipo Jalapas Bed, no, però posso dire questa cosa e sono convinto, non lo faccio come messaggio promozionale. E io ho vissuto tanti eventi, perché sono più di 30 anni che faccio questo, e lo scorso anno è stato un evento tra i più belli della mia storia
Io leggo il Symbol Remember dell'anno scorso come uno dei più emozionanti, uno dei più performanti, uno dei più sentiti eventi che abbia mai vissuto nella mia secondo vita. Secondo me va in difficoltà, perché il prossimo anno, se ci troviamo qui, cosa dici? Non lo so, io spero che appunto possa dire l'evento del 2023. Io mi auguro che sia un crescendo, però veramente le emozioni provate l'anno scorso, ma questo ti dico grazie non solo a tutta la costruzione dell'evento a cui abbiamo lavorato per mesi e mesi, è la gente che fa il valore aggiunto e la gente che era presente l'anno scorso. Tanta energia. Tanta energia. Un'energia che non puoi descrivere e quella che ti fa rendere al mille per mille così, proprio con nonchalance, perché sì, c'è una fatica di costruzione, di preparazione, eccetera, eccetera, ma poi il risultato finale dipende sempre dal pubblico. Quindi speriamo, ci auguriamo che l'evento dell'anno scorso possa essere bissato e anche migliorato, perché no, quest'anno, grazie naturalmente a chi parteciperà, che avrà voglia di vivere questo Symbol Remember 2023. Sicuramente, sicuramente Campo Bruno Repi dà veramente uno spazio molto interessante appunto per questo tipo di eventi, quindi vi faccio chiaramente un in bocca al lupo e rinnovo appunto l'invito per il 15 luglio a partire appunto dalle ore 20 al Campo Bruno Repi con il Symbol Remember, che chi sta seguendo su Facebook e su Instagram. Se mi permetti una piccola postilla finale, volevo ringraziare la Segreteria di Stato al Turismo che dà il patrocinio all'evento e quindi mi sembra giusto sottolineare questo. Ok, e grazie a Paolo e Radio Web in Volo e a questo programma Sound Marino per averci ospitato, per aver raccontato un po' di noi, perché alla fine non siamo andati da uno psicologo, da qualcuno dove ci siamo seduti e abbiamo raccontato la nostra vita. Paolo gli vogliamo far vedere anche vogliamo, se riesci, magari facciamo vedere agli amici della diretta Instagram quanto è importante il Symbol. Vuoi alzarti, vuoi far vedere, facciamo vedere nel polpaccio che cosa si è fatto tatuare. Facciamo vedere solo agli amici un'esclusiva cosa si è fatto tatuare. C'è il vinile con la scritta Symbol sotto. Questo per dire che non è solo sulla bocca di tutti, ma anche sul polpaccio di Lorenzo Giardi, anche sulla pelle. Ecco. Quindi, insomma, per far vedere questa cosa qua. Dopo magari facciamo un TikTok per farlo vedere bene. Sì. Va bene, grazie Paolo. Grazie dell'ospitalità. Grazie a voi e poi caricheremo questa puntata anche su YouTube, vedo se riuscirò a inserire anche il polpaccio nella versione YouTube. Vediamo se riusciamo a buttarci dentro il polpaccio. Con un po' di montaggio. Altrimenti andatelo a recuperare nella diretta. Che comunque rimarrà appunto online sul profilo Instagram di Radio Web in Volo, assolutamente. Quindi questo è quanto, grazie appunto a Marco Corona, a Lorenzo Giardi per questo loro contributo e in bocca al lupo appunto per il Symbol Remember. Quindi su luglio ridoviamo l'invito appunto con il 15 luglio a Campo Bruno Repi a partire dalle ore 20 e grazie per averci seguito, buon proseguimento su Radio Web in Volo e mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta condividetela, lasciate un mi piace, lasciateci anche un commento, diteci cosa pensate appunto di questi di queste opportunità, di questi eventi e noi ci vediamo alla prossima puntata. Salutare, non è il gioca giù, ma salutare. Salutare, arrivederci.